un saluto a tutti i campanelli, tutto, ci troviamo a Bolzone di Spazio Cremasca e questa fonderia Lanconi. A presto. Qui è crepata, c'è la crepa. E beh, non si fa sentire perché sono piazzate. Questa però è bella, ancora bella, si sente. Questa è una maniglia un po' strana. Come mai la maniglia è così? Perché qualche fonderia ce l'ho così. Poi questa. Questa che è rotta la, come si chiama questa parte? Il che sarebbe tipo lo spessore. Ma più però nevico. Poi lui. Questa è bella. Ah. Che sorpresa, mi sono beccato questa. Vai, vai. La cosa importante, cioè la cosa fondamentale, è il disegno. Praticamente voi vedete qui che è un profilo della campana e qui ha tutti i spessori diversi in tutte le sue parti. Questo perché? Perché la campana non emette solo una nota, emette quasi una cinquantina di note in ogni campana. Più sono intonate tra di loro tutte queste note, più sono ambienti. Il discorso di battimenti di prima, cioè più sono tutte belle intonate, più ovviamente il suono della campana è pulito e non ha questi fastidiosi battimenti. Cioè se fossero stonate sarebbe come suonare praticamente un pianoforte scordato. Stessa cosa è questo, quindi ogni campana non ha una nota ma è un accordo musicale, quindi di solito mette prima, terza minore, quinta, decima, dodicesima e così si ripetono le varie chiavi. Fatto questo, questo si usa come una specie di tornio, cioè come una specie di compasso. Si parte facendo la prima piramide in mattoni, su questa vanno dati vari strati di argilla, canapa e compagnia bella, fino ad avere praticamente il primo stampo finito. Adesso vi faccio vedere qua. Per fare una campana avete presente le matriosche? Sì. Stesso identico meccanismo. Uno, due e tre stampi, uno dentro l'altro. Quindi cosa succede? Si parte facendo il primo stampo, che è la forma interna. Su questo viene praticamente costruito, voi vedete, noi abbiamo finito il primo stampo. Sul primo stampo abbiamo messo la miscela bianca che è fatta di latte e di cenere. Cioè alla fine anche qui è chimica, perché il latte ha la parte di caseina, la parte di grasso che comunque fa da collante, la cenere è già bruciata, quindi non ha reazione al calore. Mescolando si mette una specie di distaccante che va a sostituire quello che è un prodotto chimico che puoi comprare al colorificio. Però il colorificio nel boccetto ci trovi il pesce morto, la fiamma, l'albero secco, nuoce gravemente. Cioè, visto che comunque si può fare così, si può fare in maniera che non faccia male all'ambiente, non faccia male a noi che ci lavoriamo, non faccia male a nessuno e in più è economico, perché il latte dell'agricoltore qui dietro, tipico, non ti da dietro, ma poco ci manca. La cenere, quella della combustione della carbonella, cioè mi la recupero, quindi invece di comprarmi 20 euro un litro di distaccante, alla fine con 50 centesimi di latte mi faccio esattamente la stessa cosa, quindi è più sano ed è anche economicamente vantaggioso. Fatto questo, cosa succede? Si va a creare il secondo stampo, sempre in creta, che sarebbe la falsa campana. Fatto questo, viene lisciato completamente con lo strutto, ma nello scaglio lo cospace praticamente la sagoma, vai a toglierlo in maniera che lui penetra nei pori. Penetrato nei pori va a otturare praticamente e quindi quello che risulta praticamente è una superficie liscia, cioè se volete anche toccarla è praticamente terra con su il seco è diventata completamente, vedi com'è, non è porosa perché lui è penetrato nei pori, li ha tappati, quindi adesso è quasi a specchio.
Su questa vengono messe tutte le decorazioni in cera, queste qua, immagini, santi, qualsiasi cosa di rilievo vengono messe così, e poi viene ricoperto tutto con un altro strato di terra che è la camicia, che sarebbe praticamente questo stampo. Quindi io adesso qui lo metto su velocemente, però vedete che si parte col pennellino, con la creta, si va a pennellare, si vanno dalle varie strati fino a ottenere un determinato spessore. Fatto questo si fa cuocere tutto dall'interno con i carboni ardenti. Una volta che sono cotte, cosa succede? Si apre, si toglie lo stampo in mezzo e si richiude l'ultimo stampo sul primo. Le immagini che erano in positivo su quello sono rimaste impresse in negativo sullo stampo esterno. Okay. Quindi praticamente chiudendo, noi poi andiamo a mettere tutto lo stampo in buca nella fossa di fusione, viene interrato, e praticamente quello che succede è questo. Cioè noi avevamo i tre stampi, abbiamo tolto lo stampo in mezzo, abbiamo richiuso l'ultimo sul primo. In mezzo dove c'era il secondo stampo è rimasta l'aria. A questo punto noi, mettendolo davanti al forno, si va a fare la fusione, si scioglie il bronzo del forno, si libera, corre, e per forza di gravità ovviamente scende. Arriva la campana, scende, l'aria esce, perché l'aria è più leggera, come riempire un bicchiere al fine fa livello, man mano esce l'aria e così si forma la campana. Poi c'è il procedimento contrario, quindi si lascia raffreddare, fatto raffreddare si fa tutto praticamente il procedimento al contrario, quindi si rompe lo stampo, si tira fuori la campana, viene tolta dalla terra, viene con acqua e sabbia, viene cesellata, perché alla fine, se voi vedete, l'argilla tende a fare, magari a staccarsi, fare delle piccole crepettine che il bronzo entra e va a riempire. Ovviamente non è materiale in meno, ma è materiale in più sulla campana che non serve. Quindi col martello e lo scalpello si tolgono tutti magari i pallini, qualsiasi cosa che riguarda, cioè che non è quello che abbiamo messo noi. E praticamente, una volta cesellata tutta, questa sabbia viene lucidata e questo è il risultato finito, praticamente, la campana. Io ve l'ho raccontata velocemente, ma tra l'inizio e la fine, anche per una campana piccola, passano sempre 30-40 giorni. Per campane più grosse ci metti anche 3, 4, 5 mesi, 6 mesi. Voi immaginate che per una campana da 100 kg, lo stampo in creta ne pesa 300 per arrivare a fare la fusione. Quindi se fai una campana da 50 quintali, hai uno stampo da 150 quintali di argilla. Quindi ora che la vai a mettere tutta, la lasci asciugare, la fai cuocere, ovviamente i tempi si dilatano. Alla fine è come farti a casa fare una campana da 100 quintali, è come costruire un edificio. Tutto quello che vedete in rilievo su una campana è realizzato in questo modo. Si parte praticamente da una fotografia, questa qua è creta, quindi si parte da questo. Io ho un archivio che ha migliaia e migliaia di immagini, perché nel corso degli anni li vai sempre a mettere via, però arriva sempre, o c'è il santo nuovo, o c'è chi arriva e dice ok, io sono la mia campana, voglio l'immagine di Papa Wojtyla quando è venuto in visita da noi 30 anni fa, quindi io non ho quella fotografia, non ho quello stampo. Quindi loro mi danno una fotografia, dalla fotografia ottengo il bassorilievo, cioè quindi tutto lavoro a mano, dal bassorilievo ottengo il gesso. Cioè qui c'è una persona partita di esatto. Questo qua ho fatto io per dire, tutti in famiglia sono bravi, adesso ho imparato da loro, non sono nemmeno bravo da tutti qua. E quindi nel senso, si parte da questa cosa, sì, poi vabbè, ci sono tutti i vari, cioè li impari, cioè nel senso impari, cioè un po' devi essere portato, come lui nasce col dono della musica, nasce col dono di vedere una cosa e cercare di risolvere l'identica, così ognuno ha la sua capacità. Fatto questo, fai la cera la metti su quell'immagine là, sulla falsa campana, e così puoi praticamente ricreare l'immagine. Quindi io ho veramente una stanza così piena zeppa di calchi in gesso, perché magari di San Pietro ne ho 10, di San Paolo ne ho 15, di Manone ne ho centinaia e centinaia, perché nel corso degli anni, quelli che ha fatto, che ha ereditato mio nonno, quelli che ha fatto lui, quelli che ha fatto i miei zii, quelli che ho fatto io, quelli che ho fatto i miei unici, diciamo, esatto. Non è che mi richiesto ancora una cosa. Nel senso, se arriva perché mi dicono che voglio San Pietro e non mi dicono niente, nel senso, metti quello che ti piace, io scelgo quello che è proporzionato, più il mio preferito in base alla produzione della campana, lo vado a mettere e ho fatto. Se invece come qui mi vogliono una visita di rilievo, io ovviamente con tutto il bene che voglio non posso essere negativo, quindi mi devono mandare una fotografia e gliela faccio. Questi sono due santi che sono stati fatti di recente, quindi non ho
non sapeva neanche, magari sono più giovane anche di mio nonno, quindi nel senso che non li ho mai visti i miei zii neanche, è toccato a me scolpirli. Questo qua è un concertino che ha fatto ancora mio nonno, quindi 40 anni fa. Cioè l'ultima l'ha fatta l'anno dell'elezione di Wojtyla con Pontefice, anzi 39 anni fa perché è Wojtyla del 78. Quindi la cosa divertente è che se guardate praticamente la faccina di Giovanni Paolo II, lui l'ha ritratto da giovane perché mio nonno l'ha visto all'epoca in televisione, quindi era 78, lui l'ha visto in televisione, sui giornali, qualche tempo dopo, qualche giorno dopo l'ha fatto da mettere sulla campana e quindi l'ha ritratto come lo vedeva lui. Cioè se tu vai a vedere i Giovanni Paolo II, Wojtyla che ho fatto io, è vecchio, col bastone, sofferente, perché è quello che ho in testa io. Io non me lo ricordo da cinquantenne, io me lo ricordo sofferente, con la Via Crucis e tutte queste cose. E quindi è quello che io ho in memoria, quindi faccio. Ed è, io ve lo faccio vedere perché la campana è proprio una testimonianza storica. È un pezzo di bronzo che rimane nei secoli. Quindi spesso e volentieri, cosa succede? Quello che veniva raffigurato su una campana si riscopre secoli dopo. Voi immaginate, adesso Wojtyla lo conosciamo tutti, abbiamo un'idea, però fai un papa, veniva fatto un papa, veniva magari messo su una campana, non c'erano ritratti, magari un papa del 1100, adesso trovi tante immagini, esatto, una volta no, quindi gli storici ricostruiscono il fatto che fosse quel viso perché o stava su una medaglia o stava su una campana o cose del genere, o anche per dire trovi su alcune campane che una città sta in una provincia sbagliata, ma non era sbagliata all'epoca. Io avevo un cliente a Fermo, o anche Lodi per dire, un mese gli ho fatto alcune campane per un campanile, ho scritto Fermo, provincia di Ascoli Piceno, ci ho messo la data. Dopo 6 o 7 mesi me ne hanno commissionato un altro, ho messo Fermo, provincia di Fermo, perché nel frattempo era diventata provincia. Se fra 500 anni si perde la memoria, si perde qualsiasi cosa, trovano questo campanile, loro sapranno che nel giro di 3 mesi Fermo è diventata provincia, quindi diventa una testimonianza storica, perché il bronzo non è come il ferro che si arrugginisce e va a lavorarsi, il bronzo praticamente è eterno, quindi a meno che non lo rifondono, fra 2000 anni troveranno ancora una campana con esattamente le stesse immagini. Noi adesso abbiamo parlato di musica, note, perché sempre di più è una questione di musica adesso. Una volta era un vero e proprio mezzo di comunicazione, cioè la campana non serviva per fare le musichette, non ci suonavano con la campana suonava, serviva per dare i messaggi. Quindi cosa succedeva? Era un po' come la televisione, il telegrafo, cioè tutti quei mezzi di comunicazione. A noi adesso scopo... Non suona molto piuttosto. Esatto, cioè nel senso poi ogni comune, ogni cosa ha il suo dialetto, il suo cibo e così la stessa identica cosa per il suono delle campane, quindi ognuno in paese imparava, aveva il suo linguaggio e comunicava, un po' come l'alfabeto Morse, puntino, lineetto, in base a come le mischio, mando qualsiasi messaggio. Se io ho 3 o 4 campane, faccio grossa e piccola vuol dire una cosa, piccola e media vuol dire un'altra, media e grossa un'altra cosa, 3 insieme un'altra, cioè io ho infinite possibilità per mandare praticamente messaggi, giocando su che campane usare e come metterli in fila. Io ti posso dire qualsiasi cosa, ma perché era il modo in cui comunicavano. Cioè, immaginiamo sempre un'altra epoca, io mi ricordo il Papa Wojtyla quando è morto, grandissima commozione su Facebook, tutti che mi postavano le foto, su Twitter ci sono le cose, in televisione è impossibile che non lo so. Ci sono delle campane quando è morto. Sì. Non senti quello che sì, sì, perché sì, quando sì, muore il pontefice c'è ancora questa tradizione. Ma noi immaginiamo 500 anni fa, moriva il Papa, non hai il radio, non hai niente, suona San Pietro, suona Roma, l'Italia, tutta Europa, praticamente il messaggio passando di campanile in campanile arrivava a tutti. Sì, sì. Se avessero mandato una lettera per avvisare che era morto il Papa, passavano mesi prima di arrivare a comunicazione del genere. Quindi una volta quello che serviva era la campana il più grossa possibile per farsi sentire il più lontano possibile. Lo stesso concetto della radio, cioè più ho la frequenza forte più mi prendono ovunque, Radio Maria, cioè ho la frequenza talmente alta che ovunque sei la sento bene. E la stessa cosa è praticamente era per la campana. Adesso ha perso sempre di più la questione della comunicazione, perché adesso potresti stare tutti su un gruppo di WhatsApp di mano e arriva a tutti senza che vado a suonare, ma una volta era quello che sentiva. Ma c'era un pericolo, ma anche... cioè faceva veramente la differenza tra vivere e morire. Cos'era l'anno scorso? C'è stata la piena del Tanaro. Sì. Cioè vedevi la gente con l'app per vedere la piena del Tanaro e andava a vederla al fiume. Ah, sta passando la piena, andiamo a vederla.
Cioè, tu stavi a Crema, bello tranquillo, c'era chi pascolava le pecore lungo il Serio, pioveva in montagna, qui c'era il sole, non sapevi niente, ti arrivava giù un pienone, ti portava via i greggi di pecore e tu d'inverno morivi di fame perché non avevi più niente. Qui, ovviamente il suono della campana era più veloce della piena, quindi se a monte c'è il temporale, suona di campanile in campanile, qui arrivava il messaggio ancora prima della piena, quindi io so che quel messaggio è la piena, io prendo, mi sposto la mia famiglia. Ma anche l'invasione, cioè arriva Napoleone, sì, cioè sì, tu sì. Adesso c'è una guerra in fondo al mondo, lo vai a sapere, ma Napoleone partiva da Francia bello tranquillo con le sue armate, se nessuno mi diceva niente, me lo trovo davanti al cancello con tutto l'esercito. Cosa succede? Ovviamente Napoleone attraversa le Alpi, passa, quindi c'è chi lo avvista, chi comincia a suonare, il messaggio passa a tutti e tutti vengono avvisati, perché il suono della campana è molto più veloce di una persona che va a piedi o a cavallo, quindi passavano tutti i messaggi. Ma scopre un incendio da qualche parte in paese, non c'erano i pompieri, chiamo il pompiere, adesso arrivo. Una volta c'era la catena umana col secchio per evitare che bruciasse tutto il paese. Quindi cosa succedeva? Suono la campana del paese, quella per il fuoco, tutti arrivano lì e tutti andiamo ad aiutare da una parte o dall'altra. Era un modo per comunque comunicare ed era fondamentale. Infatti durante le guerre cosa succedeva? La prima cosa che facevano era fermare le campane, perché se fermi le campane ovviamente non mandi comunicazioni, se non mandi le comunicazioni è come quando fai il colpo di stato adesso, che la prima cosa che fanno vado a prendere il palazzo dalla televisione, perché la prima cosa che fanno è prendo il mezzo di comunicazione. La stessa identica cosa la facevano 500 anni fa, andavano sul campanile. Se io sta arrivando il mio esercito e io riesco a inserire delle spie che riescono a manomettere il campanile, il mio esercito arriva e nessuno ne sa niente, quindi ti dava un vantaggio enorme, cose del genere. E c'era tutta una questione di durante le guerre calo le campane, le rompo, le distruggo, le rifondo, finita la guerra le rimetto su la campana per rifare la comunicazione, come adesso sarebbe adesso ridare internet dopo una guerra. Ed era esattamente la stessa cosa. Noi cos'è, per la Biennale non di quest'anno, di 2 anni fa, abbiamo fatto una campana per i Wakei, è un artista tedesco di origine curde. La sua famiglia vive ancora nei territori conquistati dall'ISIS, quindi cosa è successo? Lui è andato là, ci ha fatto arrivare i boscoli dell'ISIS, tutte cose del genere, reperti bellici, noi li abbiamo fuso per farle tornare a essere praticamente una campana, quindi abbiamo fatto il procedimento contrario che di solito facevano durante le cose. Poi si ricollega alla storia, perché l'arsenale dove fanno la Biennale di Venezia era la fabbrica d'armi della Repubblica di Venezia praticamente, quindi lì ci facevano i cannoni, ci facevano tutte queste cose. La cosa bella è che poi, per dire, Barigozzi era il capo operaio dell'arsenale lì a Venezia. Quando è scappato è sceso giù dal Po, è arrivato in queste zone e poi si è insediato a Milano. Quindi era tutta una bella cosa di famiglie che si ritrovavano, perché alla fine mio nonno era l'operaio di Barigozzi, che era il nipote del Barigozzi che era scappato. Ha rifatto la campana col coso e l'ha rimessa lì all'arsenale, era tutta una bella cosa. E quando l'abbiamo inaugurata lì all'arsenale, quando c'è stata la presentazione, c'era una signora veneziana, avrà avuto una 80 anni, una cosa del genere, e lei si è commossa, è venuta da noi, ha detto avete fatto una cosa bellissima, perché mi dice io il primo ricordo che ho della seconda guerra mondiale è che hanno smesso di suonare le campane. Mi fa, noi a Venezia non sapevamo che era scoppiata la guerra, noi abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava perché ha smesso di suonare le campane. Dopo diverse ore, una giornata, ci hanno detto che era scoppiata la guerra. Però mi diceva, io ero una bambina piccola, però sapevo che c'era qualcosa che non andava perché non ho più sentito le campane. E quindi il fatto di rimettere le campane per loro era cioè questa, cioè io mi commuovo, è arrivata lì con i lacrimoni ad abbracciarci, è una cosa secondo me bellissima. E quindi mi ha fatto tantissimo piacere, proprio perché è un mezzo di comunicazione, cioè poi è musica, è un linguaggio universale, quindi nel senso può passare a tutti, indipendentemente da qualsiasi lingua parli, è musica, cioè comunichi in questa maniera, ed è a me una cosa che piace tantissimo. Infatti è la tua passione, la sì, diventata, non lo chiamiamo lavoro, no, lavoro, no, ma io dico sì, io sono fortunatissimo, perché se non lo facessi tutta la settimana, sabato e domenica lo farei come hobby, certo. Quindi più bello di così che farlo durante tutta la settimana, non è che adesso... È un lavoro anche faticoso, quello come che tutti lo fai, certo. Come tutte le cose le fai con la passione, io adesso c'è... Un lavoro, non per il non rispetto del lavoro, quando trovi qualcosa che ti piace... Ma
Voglio essere sincero, io non è che tutte le mattine alle 7 mi sveglio, d'inverno soprattutto che fa un freddo cane, dico evviva, vado in polveria, però magari fai delle cose anche che non ti piacciono, però arrivi alla fine aver creato qualcosa, perché alla fine quello che parti è da un'idea di suono. Alla fine vai a crearla, quando arrivo, esatto, cioè, secondo me è una gran bella soddisfazione, cioè non è il lavoro che ti dà soddisfazione, non è quello che tutti i giorni dici wow, adesso vado a lavoro, è impossibile, altrimenti non si chiamerebbe lavoro una cosa del genere. Mi chiamo lavoro proprio perché tu magari ti alzi di malavoglia tutti i giorni, però arriva quel momento in cui dici cavolo, l'ho fatto io, cavolo, mi hanno detto che è bello, quindi do una soddisfazione. E così a me piace questa cosa. E penso di essere molto molto fortunato a poterlo fare come lavoro. Noi siamo sempre andati a crescere, cioè noi adesso in Italia penso l'80-90% dei lavori li facciamo noi e lavoriamo per, non so, la basilica di Natività di Betlemme sul nostro lavoro, tantissime basiliche o cattedrali in giro per il mondo hanno dei nostri lavori. Fortunatamente ce lo riconoscono sempre di più, perché sempre di più è diventata una questione di musica. E quindi noi fortunatamente, mantenendo totalmente artigianale la lavorazione, è il metodo che ti garantisce la miglior qualità, perché io ve l'ho spiegato velocemente, però per dire il primo stampo noi lo facciamo con i mattoni crudi, non cotti, e li facciamo noi d'estate, perché il bronzo quando si fonde si restringe, se si restringe e hai uno stampo che ha questa elasticità di strizzarsi, quindi rispetta il naturale ritiro del bronzo, ovviamente se tu poi lo vai a tagliare in analizzare al microscopio hai una struttura granulare migliore rispetto a che se lo obbligo in un stampo industriale. Quindi non stiamo ormai stiamo parlando di sfumature di suono, cioè di trasmettere delle emozioni. Cioè noi lavoriamo per gente che suona le campane per mestiere. Cioè in Italia no, ma all'estero c'è il carillon. Il carillon è uno strumento musicale. C'è proprio un disciplinare, cioè quindi nel senso deve avere tot campane con una tot intonazione, con la lunghezza dei tasti in una certa maniera, e c'è gente che lo suona. Per dire, c'è Bao de Wijn, che è un olandese, lui è il carillonneur della regina d'Olanda, quindi cioè, viene da noi per queste cose, però nel senso il suo lavoro è quello di suonare e fare la manutenzione, tutte queste cose lui è carillonneur di Amsterdam e della regina, quindi tutti gli strumenti, se andate ad Amsterdam e sentite qualcuno che suona, di solito lui, ed è molto molto bravo, e quindi sempre di più diventa una questione proprio di musica. Cioè quindi tu vai a creare degli strumenti che magari costano 100.000 euro se non di più per veri e propri musicisti, perché loro lo fanno per vivere, come il pianista o il violinista che si compra lo strumento di grandissima qualità, sempre di più sta diventando un lavoro del genere, e il fatto di farlo in questa maniera ci aiuta, perché da una parte la qualità, noi abbiamo tenuto tutto quello che ci garantiva la qualità, quindi le decorazioni fatte a mano piuttosto che la fusione degli stampi di creta, poi abbiamo messo per dire la progettazione al computer, il taglio laser delle sagome per essere precisi al decimo di mm, cioè sono cose, tutto quello che abbiamo potuto migliorare abbiamo fatto sempre per cercare di mantenerlo. La cosa buona che io faccio vedere anche ai bambini delle scuole quando vengono è il fatto che lo facciamo con tutti i materiali naturali, quindi lo fai nel pieno rispetto dell'ambiente, lo fai con le conoscenze che hai. Cioè nel senso, perché quello che fa la differenza è quello che ti hanno insegnato, quello che mi hanno insegnato, certo, è quello che comunque so fare perché l'ho imparato, perché è la conoscenza, perché i materiali sono semplicissimi, ma se impari bene ovviamente poi li sai usare, certo, anche bene. E quindi in questa maniera, e poi adesso sempre di più sta diventando economicamente vantaggioso, perché l'argilla, io tutto quello che vedete lì lo riciclo al 100%. Quindi nel senso non ho sprechi, è tutto materiale a costo zero, quindi se faccio una campana l'unica cosa che è il bronzo e le ore che ci metto dentro. Se lo facessi in maniera industriale devo comprarmi la sabbia, il catalizzatore, quindi nel senso già è una spesa, lo smaltimento dopo è un'altra spesa. Quindi anche ritirare fuori le conoscenze del passato ti può aiutare anche dal punto di vista commerciale, cioè in fin dei conti, perché lavori bene, rispetti tutto, in più riesci anche a avere un rapporto qualità-prezzo, perché eccezionale, perché alla fine se io ho 1.000 euro di spese in più per ogni campana, alla fine a me non viene in tasca niente, ma tu la devi pagare, e quindi nel senso diventa uno svantaggio per te, a me non porta nessun vantaggio, e quindi sempre di più è una cosa secondo me importante anche da far vedere.
quindi lì vengono sempre più scuole, così, anche perché poi siamo... Trasmette una passione, sì, un lavoro che può essere un lavoro per... Sì, sì, può essere un lavoro per le nuove generazioni, cioè, ma è il concetto che secondo me è anche importante, cioè il fatto di dire ok, cioè nel senso ascoltiamo quello che ci insegnano, perché alla fine i materiali che uso sono quattro stupidaggini, cioè esci da qui domani sotto casa, li riesci a recuperare in una mattina, è tutto quello che ti serve per fare una campana, è tutta la conoscenza che sta alle spalle, anni e anni di insegnamenti. Quindi cioè, io quando vengo ai bambini dico sempre ascoltate i nonni, i genitori, gli insegnanti, perché alla fine hanno fatto prima di voi, cioè, hanno sbagliato prima di voi, hanno imparato prima di voi e partite già avanti. Io se sono arrivato a questo livello è perché ho 700 anni di storia alle spalle, quindi quello buono l'ho tenuto, quello che potevo migliorare l'ho migliorato, però non è che sono partito da zero, non è che mi sono svegliato una mattina, ho letto campana sul dizionario e mi sono messo a farlo, altrimenti starei ancora a provare a mescolare terre per capire qual è la migliore. Partendo già da un'ottima base, ho cercato di migliorarlo in quella maniera e penso sia la cosa migliore. Penso sia un buon insegnamento, insomma, io lo dico anche per questo, poi... Bene. Andiamo di via, se avete un...